Una giornata di aggregazione insieme, l'abbiamo pensata come un momento in cui noi tifosi dell'Arezzo possiamo stare tutti insieme con varie iniziative. Ci sarà un torneo di calcetto che vedrà impegnate diverse squadre, tra cui molte appartenenti ai gruppi della curva. 8 squadre, giusto? Otto squadre che la mattina faranno le eliminatorie e poi nel pomeriggio faranno le semifinali e le finali presso il centro sportivo Occhi Verdi qui di fronte allo stadio, di cui ringrazio la famiglia Graziani per la disponibilità che ci hanno dimostrato. Poi all'interno della giornata ci saranno tante altre varie sorprese, diciamo, per tutti i tifosi amaranto che volessero venire, insomma, a vivere con noi questa giornata. Ci saranno degli stand con un'anteprima, diciamo, del museo, quindi a cura di Stefano Turchi e per Angelo Ceccherini, potremo vedere delle cose veramente interessanti, quindi questo potrebbe essere un assaggio di quello che potrebbe essere il museo se riuscirà effettivamente qui all'interno dei locali dello stadio a creare questo spazio. Poi ci sarà lo stand di Orgoglio Amaranto che inizierà ufficialmente la campagna di tesseramento per la stagione prossima. Ci sarà anche, diciamo, uno spazio dedicato ai bambini, una cosa molto carina e interessante. I bambini, oltre che, insomma, giocare, tirare due calci al pallone anche loro, Andranno a scuola di curva, hai detto andranno prima. a scuola di curva, sì, nel senso che allestiremo una specie di laboratorio in cui gli faremo vedere, gli faremo dipingere con materiale atossico assolutamente, bandiere e striscioni, insomma, gli faremo capire, come, insomma, nasce la passione per la squadra della propria città. Si mangerà chiaramente, ci sarà un pranzo, in cui la prenotazione è obbligatoria e il pranzo si svolgerà nei locali, diciamo, su del ristorante presso lo stadio dove normalmente avviene il catering durante le partite. La prenotazione è obbligatoria presso la tabaccheria di piazza dove solitamente si fanno le prevendite per i biglietti. A chiusura ci sarà una merendona finale. E durante, diciamo, la giornata ci sarà la possibilità di cimentarsi in un quiz amaranto con domande veramente scelte difficili, per cui vedremo, cioè, chiunque potrà vedere, insomma, se effettivamente conosce la storia del cavallino in tutte le sue sfaccettature. Insomma, sarà una giornata interessante da passare insieme diciamo, nella passione per l'Arezzo.